Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano rese al Signore. Vogliamo unirci di pari sentimento per onorare Dio, lodare Dio in questo culto di adorazione. Vogliamo far salire la lode dal nostro cuore come bollicine che salgono nelle bottiglie di spumante. Verso il Signore vogliamo riempire il cielo della lode sincera che nasce dal nostro cuore. Come il fiore emana un profumo, così noi possiamo emanare il profumo della lode verso Dio, il nostro grande Dio, Signore, Creatore dell'universo e nostro Salvatore. Cantiamo insieme il canto numero 136. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Vogliamo allinearci per fare la volontà del Signore, perché allora veramente troviamo la vera pace del cuore. Cantiamolo insieme. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Egli mi vuol guidare in pasto verde erboso, per darmi in lui riposo, eterna sicurezza. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. La parola divina unior verace, all'alma porta pace, al cuor tranquillità. Perciò desio ascoltare la voce del Signore, che dice con amore: De fa mia volontà. Da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Bramo sentir la voce di Cristo notte e giorno, infino al suo ritorno, e in terra apparirà. Per fede voglio sempre seguire il buon pastore, sua voce nel mio cuore in ciel mi porterà. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Mi sento ognor chiamare da Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Cristo il buon pastore, che dice con amore: De fa mia volontà. Ebbene, la risposta è individuale. Io non la posso dare per te, tu non la puoi dare per me. Perciò singolarmente dobbiamo dire: Signore,
aiutami a fare la tua volontà. E non deve essere una volontà fittizia. Cioè noi molte volte diciamo, sia fatta la tua volontà, come stabilita in cielo, così sia fatta sulla terra. Cioè, secondo i tuoi programmi nel cielo per me, così fa che io faccia qui. Ma tante volte diciamo, Signore fai questo, fai quello, fai quell'altro, e molte volte chiediamo proprio quelle cose che ci discostano dal piano della sua volontà. Se diciamo, se ci dice de fa mia volontà, vogliamo dire in questo momento, Signore aiutami a fare la tua volontà. Perché quando noi siamo al centro del piano della sua volontà, allora siamo fatti su misura per quello. Dio ha un progetto per te e per me. Questo progetto lo ha fatto prima che fossimo nati, con delle caratteristiche dentro, con degli schemi, con delle caratteristiche che servono per fare quello per il quale Lui ci ha designati. Abbiamo un nemico comune che cerca di distorcerci per fare la sua volontà. Trova terreno fertile perché c'è una parte, la parte carnale, che veramente lo accompagna. Ma noi vogliamo dire stamattina, Signore, fa che non sia così, aiutami a fare la tua. Perché allora vedi che tutto si incastra bene. Perché realmente poi cominciamo a trovare delle coincidenze che sono fatte adatte per noi. È come se noi fossimo un dado e dall'altra parte c'è un bullone. Se il dado è numero 14 e il bullone è numero 14, si avvitano comodamente. Se invece il dato è 14 e il bullone è 16, gira ma non si avvita. Molte volte la nostra vita è così. La nostra vita non si avvita, non si incastra con quello che è il piano di Dio. E realmente che cosa ci sentiamo? Ci sentiamo sbullonati. Cioè siamo un dato o un bullone che gira a vuoto. Perciò vogliamo chiedere al Signore, aiutami a fare la tua volontà, in modo che noi possiamo stringerci. La parola fede, possiamo stringere la fede, stringerci a Lui. La parola fede vuol dire stringerci a Lui, per dire, io voglio fare la tua volontà, Signore. Diciamoglielo insieme. Vieni insieme con me, io vengo insieme con te. E diciamo, Signore, sì, vogliamo fare la tua volontà, sia fatta nella nostra vita. Crea le coincidenze giuste e dammi il discernimento per incastrarmi in quello spazio che tu hai creato per me e che io possa compiere la tua volontà. Chiediamoglielo insieme. Mettiti insieme con me, preghiamo. Chiudi gli occhi, apri il cuore e in sincerità diciamogli, Signore, nostro Creatore, veniamo a Te nel nome di Gesù Cristo e Ti chiediamo di aiutarci a fare la Tua volontà. Ti presentiamo questo culto, Ti presentiamo ognuno di noi, ci presentiamo a Te e Ti diciamo, dacci grazia di poterti adorare in questo giorno, benedire, glorificare ed innalzare te. E mentre siamo in tua presenza, parla ai nostri cuori per mezzo della tua parola, dei cantici che cantiamo, che possano portare quelle giuste riflessioni al nostro cuore per compiere la tua volontà. Sì, te lo chiediamo insieme.
o mentre siamo in Tua presenza. Vogliamo chiederti un'assistenza speciale per quanti hanno dei bisogni particolari, che aspettano delle risposte da Te. Signore, tutte quelle risposte che sono conformi al piano della Tua volontà per la vita della sorella, del fratello, che siamo insieme, rispondi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Alimenta ciò che è di Tuo nella nostra vita, quella parte spirituale. Fortificaci in Te, accresci la fede e dacci grazia di poter compiere la Tua volontà. Te lo chiediamo tutti insieme, assistici, Signore, per la presenza dello Spirito Santo, e a Te, Spirito Santo, chiediamo di influenzare la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, la nostra casa, la nostra famiglia, i nostri impegni, e tutti insieme possiamo essere arricchiti dall'unzione della Tua presenza. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Alleluia. Ebbene, vogliamo insieme continuare con un bel canto, il numero 824, che dice: noi Ti lodiamo, Dio, e lodiamolo veramente, col cuore. Andiamo a Lui. Gloria. Noi Ti lodiamo, Dio, in questo tempio. Noi Ti adoriamo in spirito e verità. Tu dimori e lodi la Tua presenza in mezzo a noi. Noi Ti adoriamo in spirito e verità. In spirito e verità. Noi Ti lodiamo. Presenza in mezzo a noi, noi Ti adoriamo in spirito.
Vogliamo continuare con il numero 884 che dice: Ehi venne, sì, Gesù è venuto per salvare, per liberare, per guarire, per battezzare nello Spirito Santo, per rispondere ai nostri bisogni. Egli si è umiliato, si è abbassato, è venuto fino a noi, ha preso la nostra natura, è venuto come Dio in altra forma per parlarci in un modo comprensibile e ci vuole continuare a parlare mentre ci avviciniamo a Lui. Queste riflessioni ci parlano di Lui e lo Spirito Santo sa prendere concetti utili che ci aiutano a comprendere il motivo, la ragione della sua venuta. Cantiamolo insieme, 884. In risposta vogliamo cantare il canto 489 che dice: Sei venuto, ma io voglio essere il tuo tempio, cioè voglio che tu ti manifesti nella mia vita. Sei venuto, ma io non voglio perdere l'occasione di dare spazio a te nel mio cuore, nella mia vita, che possa il mio cuore essere la culla tua, dove la tua presenza si manifesti dentro di me. Vogliamo esprimere con questo canto il nostro desiderio di voler essere il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo che è Dio. Lo Spirito Santo non ha un corpo, ma vuole dimorare nel nostro corpo e avere il tutto di noi a sua disposizione. Vogliamo cedere a Lui? Lo invitiamo con questo canto e con tutto il cuore. Cantalo, non guardare solamente, non leggere soltanto, ma anche sottovoce. Fa diventare ogni parola il desiderio del tuo cuore di essere veramente il Tempio dello Spirito Santo. Cantiamolo insieme.
Vogliamo cantare il 766, per quel sangue, Signore, vengo a te. Ma vogliamo andare con fiducia, permettere al sangue di Cristo che ci purifichi. Quel sangue versato serve per purificare le nostre anime. E perciò noi vogliamo avvicinarci a Lui in fede. Sai, ci sono tanti tipi di abluzioni che vengono fatte in religioni pagane. Non so se hai visto qualche volta gli indiani si tuffano in acqua sporca in cerca di purificazione. E anziché pulirsi si sporcano. A volte li hai visti nudi che si buttano in quest'acqua perché secondo loro quell'acqua è purificatrice.
realmente l'unico detergente che purifica le nostre coscienze e che ci lava dal peccato è l'agnello, è il sangue dell'agnello innocente che si è dato come prezzo di riscatto per noi. Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il suo sangue, nel sangue c'è la vita, la sua vita, data al posto della nostra, purifica il nostro cuore. E mentre lo cantiamo, vogliamo in cuor nostro dire: Signore, lavami, purificami. Vogliamo questa mattina fare un lavaggio completo. Mentre ci avviciniamo a Lui, chiediamogli di perdonarci. Il perdono è togliere, annullare quello che è sporco. Perdonare è come lasciare andare. Signore, lascia andare il mio peccato, mentre il tuo sangue mi purifica. Perdonami ed aiutami. Ma se lo facciamo col cuore, c'è un fenomeno che si muove in un modo potente. Nel momento che lo facciamo col cuore, chiedendo di perdonare il nostro peccato, lavarci, il lavacro del sangue di Cristo nella nostra coscienza permette allo Spirito Santo di prendere possesso della nostra vita, perché quel sangue purificatore purifica al punto che lo Spirito Santo, che è puro, viene a dimorare nella nostra vita e ci dà la luce, la forza per vivere la nostra vita cristiana. Perciò lo vogliamo cantare col cuore, con uno spirito di preghiera, e poi preghiamo il Signore che completi l'opera sua mentre siamo in sua presenza. Egli lo fa mentre noi glielo chiediamo. Non deve andare a chiedere, non deve chiedere prestito, in prestito nessuna cosa per purificare la tua anima. Lo fa mentre vai a Lui, mentre andiamo a Lui con tutto il cuore. Cantiamolo. 766, per quel sangue, Signore, vengo a te. E vogliamo così avvicinarci col cuore a Lui, sì, chiedendo perdono e chiedendo una purificazione totale del nostro essere, nel nome, vuol dire, nel potere di colui che è stato mandato per compiere questa opera nella nostra vita. Cantiamolo insieme. Per quel sangue versato per me,
Ebbene, lo vogliamo ricantare come una nostra preghiera. Al posto di una preghiera per altre cose, oggi vogliamo pregare che il Signore ci purifichi e lo facciamo diventare un canto preghiera, ci avviciniamo a Lui col cuore, glielo chiediamo col cuore. Lavami, Signore, purificami, Signore. Ho bisogno di sentirmi pulito, ho bisogno di sentirmi pulita questa mattina. Sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore. Alleluia, gloria al Signore. Signore, grazie, 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 perché Tu hai completato questa opera prima che noi fossimo nati. Tu hai fatto questa opera in nostro favore 2000 anni fa, in vista della nostra venuta sul pianeta, e ci hai raggiunti col messaggio perché desideri che noi possiamo essere lavati, e noi Ti vogliamo ringraziare perché abbiamo beneficiato di questa opera fatta in nostro favore. Insieme, Signore, Ti vogliamo ringraziare, Ti vogliamo benedire, Ti vogliamo lodare nel nome di Gesù Padre. Per i Suoi meriti, a Te rendiamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen. Amen, amen. Gloria al Signore. Alleluia. Ebbene, vogliamo passare alla parola del Signore e guardiamo come Dio opera alla grande nella nostra vita. Il messaggio di questa mattina: Dio opera alla grande. Lo fa gratuitamente, come abbiamo cantato. Noi non avevamo chiesto tutto questo, ma Lui si è abbassato fino a noi, e non solo, ci ha fatto giungere il messaggio. Se Dio l'avesse fatto e noi non ne sapevamo niente, non avremmo potuto beneficiare di questa opera.
Leggiamo insieme in Ezechiele capitolo 16, verso 9, dove c'è un'immagine di quello che il Signore ha fatto nella vita di ognuno di noi. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Beh, forse per comprendere meglio dobbiamo leggere dal verso 6. Così abbiamo un quadro chiaro di cosa ha fatto il Signore per ognuno di noi. Leggiamolo insieme. Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi, tu che sei nel sangue. Ti ripetei, vivi. Ti ripetei, vivi tu che sei nel sangue, grazie. Il verso 7 dice, io ti feci moltiplicare per miriadi, come il germoglio dei campi. Tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza. Il tuo seno si formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. Io ti passai accanto, ti guardai ed ecco, il tuo tempo è raggiunto, il tempo degli amori. Io stesi su di te il lembo della mia veste e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore Dio, e tu fosti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. In certa misura il profeta parla simbolicamente ad Israele, dicendo tu non eri nessuno quando sei partito, quando ho chiamato il tuo padre. Quando ho chiamato Abramo, era un arameo, non aveva nessuna caratteristica che ne poteva venir fuori un popolo. Perciò io dal nulla ti ho portato fin qui ad essere un popolo potente. Ho manifestato la mia potenza su di te nella tua vita. Ti ho tirato fuori dall'Egitto, l'ho fatto io perché tu eri schiavo. Insomma, è una panoramica che dà ad Israele, però realmente in scala si riflette su ciascuno di noi. Ti lavai con acqua, dice. Se leggiamo insieme in Efesini 5:26, dice che l'acqua della parola purifica la nostra vita. Leggiamolo insieme. Efesini 5:26 dice così. Per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Qui parla della Chiesa, che Cristo ha lavato con l'acqua della parola. Ma la Chiesa è fatta di persone, perciò quando dice ti lavai, vuol dire che ogni membro di Cristo è stato lavato col sangue e con l'acqua della parola. La parola ci lava proprio come ci lava l'acqua. Dentro però. Gesù nel capitolo 15, verso 3 di Giovanni, dice, voi siete già puliti, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Cioè,
Le risposte ai nostri punti interrogativi che troviamo nella parola puliscono il dubbio dalla nostra vita, lavano il dubbio, lavano l'indifferenza, lavano l'orgoglio, perché ci fanno comprendere la verità di Dio. La verità lava il dubbio, toglie le incertezze e crea la fede, come dice in Romani 10:17. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Perciò la parola, leggiamolo, fa questa opera dentro di noi. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La parola ci lava. La parola toglie le parolacce e mette le parole buone, toglie i concetti sbagliati e mette quelli divini, toglie il pensiero del diavolo e mette il pensiero di Cristo, toglie i nostri pensieri che sono bassi di fronte a quelli di Dio e mette i pensieri di Dio attraverso la parola che leggiamo. La parola ci lava. Sono passato, dice Dio, e ti ho lavato e ci continuo a lavare. In quel verso che abbiamo letto dice anche il Signore che ti ho unto, cioè aggiustato. Ti ho unto. Forse non ricordiamo che abbiamo letto, dice, avevi addosso e ti unsi con olio, ti ho tolto, ti ho pulito del sangue, che avevi addosso e ti unsi con olio. Anche questa opera ha fatto il Signore nella vita di ognuno che si accosta, che si è accostato e che ci accostiamo a Dio. In 2 Corinzi 1:21 dice, Dio ci ha unti. Leggiamolo insieme. 2 Corinzi 1:21 dice, or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio stesso. Che bello. Un termine che designa l'unzione è un termine che designa profeti, sacerdoti, persone speciali per compiti speciali. Questo vuol dire il simbolo dell'unzione dell'olio in tutta la parola del Signore. Quando dice io ti unsi, vuol dire che Dio ci ha unto per un compito speciale. A Dio sia la gloria. Vedere la condizione che eravamo, secondo la descrizione del verso 9, ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Qual era la nostra condizione? Era scadente, senza vita, senza Dio, senza speranza, senza futuro. Eravamo sull'orlo della fine del nostro respiro. Un termine che designa ciò che ha fatto Dio ai profeti, ai sacerdoti e a servitori speciali. Lo Spirito Santo ci separa dal mondo e ci dà la forza di vivere la vita cristiana e ci dà la potenza per vivere e testimoniare di Gesù Cristo. Testimoniare di Gesù Cristo. Il Signore non ci chiama
ad essere predicatori, ci chiama a testimoniare. La predicazione è il frutto della testimonianza di ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita. In Atti capitolo 1 verso 8 dice proprio questo: voi riceverete potenza per poter testimoniare, perché anche la predicazione diventa una testimonianza, è messa insieme. Noi non siamo dei specialisti che parliamo di qualcosa che non ci appartiene, parliamo di una trasformazione che Dio ha fatto nella nostra vita, perciò è una vita che noi viviamo e che trasferiamo con l'aiuto dello Spirito Santo, parliamo della nostra esperienza e della verità del Vangelo e lo trasmettiamo. Come dice in Atti 1,8, dice: vi dà potenza per testimoniare, mi sarete testimoni. Quando verrà lo Spirito Santo, verrà su voi, allora avrete una testimonianza potente a Gerusalemme, cioè dove vi trovate, nei paesi limitrofi, un poco più a largo, e non vi fermate, dovete raggiungere tutte le nazioni. Che bello! In 1 Giovanni capitolo 2 verso 20 ci dice l'unzione che cosa fa. Noi l'unzione capiamo che è un poco di olio messo in testa, olio profumato, una volta si usava l'olio d'oliva. In 1 Giovanni 2,20 ci dice l'unzione che cosa produce nella nostra vita. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo, cioè Dio è Santo, ha trasferito la sua presenza nella nostra vita con una lucidità diversa, perché l'unzione porta luce, l'olio fa ardere la fiamma e ne viene fuori la luce. L'unzione fa questo nella nostra vita. Voi avete, leggiamo, quanto a voi avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza. Due caratteristiche che distinguono la nostra vita di credenti: l'unzione e la conoscenza, che non avevamo, perché lo Spirito Santo ci insegna, dice nel verso 27. Leggiamo il verso 27, così comprendiamo quello che ci dice la Scrittura. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. La sua dimora in noi ci dà il discernimento del vero e del falso, segreto di ogni credente. Se noi ci nutriamo della parola che ci purifica, ci dà il discernimento di conoscere il pensiero di Dio, e quando viene l'altro pensiero che è falso, quello vero butta fuori quello che è falso. La sua dimora in noi ci dà il discernimento del vero e del falso. Ci guida in tutta la verità, cioè man mano che camminiamo, confrontando la parola e ciò che ci viene dall'esterno, viene fatta la selezione attraverso la luce della ragione spirituale che ci dà lo Spirito Santo. Infatti Gesù dice nel capitolo 16 di Giovanni, verso 13,
Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Una funzione speciale ci guida, ci ricorda ciò che ci ha detto Gesù nel passato, lo Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo, e ci fa protendere avanti per conoscere le cose a venire. Una guida certa. Rimanete, dice, lo Spirito Santo ci salva e ci guarda dal falso. Abbiamo un confronto. Se noi non abbiamo la verità, la bugia ci viene detta come verità. Voglio portare un esempio. Il diabolico Putin ha fatto capire a tutti i 145 milioni di abitanti nell'Unione Sovietica che lui è andato in Ucraina per fare un'operazione speciale per liberare gli ucraini. Ha chiuso tutte le altre fonti di comunicazione e ha fatto credere a 145 milioni di abitanti che lui sta facendo un'operazione speciale per liberare gli ucraini. Vedi, è un esempio che ti porto. Quando c'è solo il diavolo che opera, noi crediamo tutto quello che ci dice il diavolo. Se invece abbiamo la verità, possiamo confrontare le due cose. E lo Spirito Santo ci fa comprendere e ci dà il discernimento di scegliere la buona parte. Signore, aiutaci. Rimanete. Lo Spirito Santo ci salva, ci guarda dal falso. In 1 Giovanni 2,26 dice proprio questo. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. L'inclinazione del nemico è di volerci sviare dalla verità di Cristo. Questa è la situazione. Cioè il nemico vuole sempre farci vedere l'altra faccia della medaglia, convincendoci che è quella giusta. Così fece con Eva e così ha continuato sempre. Se noi non abbiamo la verità, non conosciamo la verità. E perciò la bugia diventa la nostra verità. Siamo tratti in inganno e restiamo delusi. Cioè, abbiamo fatto un errore di calcolo. Ci siamo ingannati. Perciò la parola del Signore ci aiuta. L'inclinazione del nemico e di volerci sviare dalla verità. In realtà, quando il Signore ci incontrò, eravamo più morti che vivi, come abbiamo letto in Ezechiele capitolo 16, verso 6. Infatti, che cosa dice? Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue, e disse: vivi tu che sei nel sangue. Ti ripetei: vivi tu che sei nel sangue. La grazia del Signore, la grazia del nostro Redentore ha operato in modo potente nella nostra vita. Gesù è proprio la figura del buon samaritano. Fammi parlare con la sorella, togli il verso, così poi posso parlare direttamente con te, col fratello. Gesù
in parole diverse abbiamo delle figure che ci aiutano a comprendere meglio, è la figura del buon samaritano che ha fatto questo in verso di te e in verso di me. Come dice in Luca 10:34, dice così: avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Beh, se noi prendiamo la immagine che abbiamo letto in Ezechiele con la figura di Gesù che ha fatto questo verso di te e verso di me e ci ha tirati fuori, che eravamo lì più morti che vivi, gloria sia resa a Dio. Ma ci sono delle espressioni che riguardano Gesù, delle opere che lui ha fatto nella nostra vita, che sono così amorevoli nei nostri riguardi che noi quando li leggiamo non possiamo dire altro che grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Anche in Luca 15:5 ci fa comprendere con una immagine del pastore, colui che ci cura, che ci mette sulle spalle e ci porta all'ovile, perché eravamo in mezzo ai lupi, eravamo così perdute, ognuno di noi seguiva la sua propria via, ognuno di noi belava su per i monti senza avere qualcuno che si fosse preso cura di noi. Leggiamo in Luca 15:5, gloria sia resa a Dio, dice così: e trovatola tutto allegro se la mette sulle spalle. Quando leggiamo queste parabole del Signore che si riferiscono a Lui, l'immagine di un pastore amorevole che porta gioia per il pastore, gioia per la pecora e gioia nel cielo. Se leggiamo il verso 7, dice che nel cielo, quando noi abbiamo incontrato il Signore, si è fatta una grande festa, non l'abbiamo fatta solo noi. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno del ravvedimento. Il vero ravvedimento è quello di dire: Signore, ho bisogno di te, perdonami che sono stato lontano, sono stata lontano fino in questo momento, ma oggi colgo l'occasione di lasciarmi portare da te. Mi fido di te, voglio camminare con te, voglio essere curato da te, voglio essere alimentato da te, voglio seguire te. E nel verso 10 troviamo ancora di più il Signore cosa dice. Nel verso 10 dello stesso capitolo dice così, leggiamo insieme, che verso 10 del capitolo 15 dice così: così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Benedetto sia il Signore. Tutto questo lo ha fatto Gesù per noi. Il personaggio che abbiamo letto nel libro di Ezechiele per noi è stato Gesù, perché se leggiamo in Giovanni capitolo 10 verso 11 dice che il buon pastore dà la sua vita per le pecore, e Gesù l'ha fatto. Io sono il buon pastore, gloria sia resa a Dio. Ebbene, se Gesù è il buon pastore, Gesù è la figura, l'immagine del Salmo 23 che Davide a sua volta diceva: Dio è il mio pastore e nulla mi manca. E questa è l'opera che ha fatto Gesù per ognuno di noi. E noi dobbiamo essergli grati, sì, perché ha fatto un'opera potente.
Il profeta Ezechiele continuava per dire, con una terminologia diversa, cosa Dio aveva fatto per Israele. Noi l'abbiamo visto cosa ha fatto Gesù per noi. Dio, Gesù, è sempre Dio. Parla un linguaggio diverso nel nuovo patto per quello che gli ha fatto. Ma la terminologia fa vedere come ha elevato quella persona che è stata incontrata da Dio. Così Dio, così noi siamo stati sollevati, elevati ad un altro livello perché Cristo è intervenuto nella nostra vita, è passato sulla nostra strada e ci è stato di grande aiuto. A Dio sia la gloria, noi lo possiamo lodare. Guardiamo l'altra terminologia che ci aiuta a comprendere sotto il profilo naturale. Guardiamo in Ezechiele 16, leggiamo dal verso 9 al verso 14. Perché la parola ci aiuta a comprendere quanto il Signore ha fatto per noi. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Abbiamo visto che il Signore ha fatto questo con la parola e con l'unzione dello Spirito Santo nella nostra vita. Continuiamo a leggere. Ti misi delle vesti ricamate, ha lavato le nostre vesti, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta, ti fornì di ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo. Il Signore ha fatto tanto per noi. Ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento, fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni, la tua bellezza, per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice il Signore Dio. Ora abbiamo visto con parole diverse ciò che ha fatto il Signore, come abbiamo letto nel Vangelo. Una è la parte naturale per farci comprendere cosa ha fatto nella nostra vita, nei reparti spirituali del nostro cuore, ma a dire il vero ha migliorato anche il nostro sistema esterno di vita. Perché lo stile di vita di un credente è diverso dallo stile di vita di chi vive nel mondo. Beneficia la parte spirituale, ma anche quella naturale. Gloria sia resa a Dio. È come l'incoronazione nel senso naturale dal come eravamo. Nel verso 6 lo abbiamo letto come eravamo. Eravamo, leggiamolo un'altra volta, io ti passai accanto e così era la nostra condizione. Vidi che ti dibattevi nel sangue e ti dissi, vivi. Infatti il Signore portò vita nuova nella nostra vita. Tu che sei nel sangue, ti ripetei, vivi, tu che sei nel sangue. Il Signore ci ha dato la vita nuova, la vita dello Spirito. La vita spirituale, la nuova nascita, che non è cosa da poco, ha operato profondamente nella nostra vita e ci ha portato a vita eterna, perché ha risvegliato la parte spirituale della nostra vita, dandoci la nuova vita dello Spirito. Gloria sia resa a Dio.
è come l'incoronazione nel senso naturale dal come eravamo a quello che ha fatto. Ha fatto qualcosa di speciale nella nostra vita. Ci ha riempiti della potenza dello Spirito Santo, come abbiamo letto in Atti capitolo 1 verso 8, dice: voi riceverete potenza. È tutta una vita fortificata dentro di noi, il nostro carattere spirituale, la nostra vita ha avuto una riforma totale di come eravamo e come siamo. Leggiamo cosa ha fatto il Signore nella nostra vita. Ci ha dato la forza di poter testimoniare di Cristo che ha cambiato la nostra vita, perché lo Spirito Santo porta questo e ci permette di poter testimoniare, poter lodare Dio, poter glorificare Dio dove eravamo, dove siamo e dove continuiamo a portare avanti la testimonianza. Dice che ci dà potenza di testimoniare. Gesù aveva parlato ai 12 discepoli che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe venuto su di loro. Infatti la differenza che passa da sotto la croce, che era restato solo Giovanni, dopo la risurrezione lui parla a 12. Leggiamo insieme in Atti capitolo 1 verso 4 e 5. Capitolo 1 verso 4 e 5 dice: trovandosi con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Ebbene, sembra una raccomandazione che fa il Signore. Ma la parola del Signore dice che la sua parola, lo Spirito Santo, fortifica la testimonianza. Leggiamo insieme dal verso 9 al verso 14. Questa testimonianza come si fortifica a differenza di quando erano sotto la croce alla crocifissione? Dette queste cose, mentre si guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Potremmo anche pensare che Gesù aveva già detto: io non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ma continuano questi uomini, guardiamo, leggiamo insieme. Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone di un chilometro, un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Sono 11 persone. Tra questi, tutti questi perseveravano concordi nella preghiera,
con le donne e con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di Lui. La loro testimonianza, prima che fosse giunta la risposta, avevano già coinvolto 108 persone. Questi discepoli che erano pieni di paura prima, già la loro testimonianza aveva invaso le persone che li circondavano per dire: guarda, che noi stiamo aspettando una risposta del Divino Maestro. Ha detto che farà qualcosa di potente. Vieni anche tu, partecipa anche tu. Magari chiamavano i loro amici per invitarli, perché erano 11 quando Gesù parlava. Nel giorno della Pentecoste ne troviamo 120. Cosa avevano fatto questi discepoli? Questi discepoli avevano coinvolto le persone perché dentro di loro avevano un'aspettativa così forte, si aspettavano che il Signore avesse operato in un modo potente. Questo è un insegnamento che serve a noi. Noi, mentre camminiamo con il Signore, non ci dobbiamo fermare di testimoniare a coloro che ci circondano. Perché se noi non testimoniamo di ciò che ha fatto e ciò che ha detto il Signore non può operare. Molti pensano che dobbiamo parlare dopo che succedono le cose. Noi dobbiamo testimoniare prima. Dio opera alla grande. Noi pensiamo che dove c'è un risveglio lì dobbiamo andare. No, noi dobbiamo parlare che ci sono delle aspettative che il Signore ha promesso, come ha fatto nella nostra vita. Il Signore non le ha fatte prima che fossimo andati ad una riunione, le ha fatte quando siamo stati invitati in quella riunione. Questa è una mancanza di noi credenti. Noi non stiamo testimoniando perché pensiamo che non succede niente. Mentre il Signore dice di agire in fede, noi dobbiamo parlare prima che succeda, dobbiamo invitare le persone. Perché quando sono presenti, il Signore manifesta ciò che noi credevamo che doveva operare. Come ci ha salvati a noi il Signore? Prima di andare a una riunione, o ci ha salvati quando siamo stati invitati in una riunione? Molti pensano che il potere dello Spirito Santo agisce dopo e non prima. Il potere della fede agisce prima, in vista della risposta di Dio. Noi non ci dobbiamo fermare. Altri coinvolsero altri. Se erano 11 quando Gesù parlava e poi ce n'erano 120, vuol dire che 109 persone sono state coinvolte perché credevano che doveva arrivare qualcosa di speciale. Ma noi crediamo che il Signore deve promuovere un risveglio dove noi siamo? Ci stiamo muovendo in fede per dire che il Signore vuole operare, il Signore ti vuole salvare, il Signore ti vuole guarire,
Il Signore ti vuole battezzare nello Spirito Santo. Il Signore vuole fare le opere che il Signore vuole fare. Noi li dobbiamo testimoniare prima che accadano. La fede anticipa. Se abbiamo già le cose, non è più fede. Signore, aiutaci. Queste persone erano attive, avevano coinvolto 109 persone. Sembrava che stavano chiusi, ma non stavano chiusi. Non avevano il telefono per chiamare gli altri. Comunque avevano dentro la certezza che il Signore doveva operare. Questa è la fede. Prima che fossero stati battezzati, guardiamo Cornelio. L'angelo a chi parlò? Cornelio pregava fra sé e Dio. Gli apparve un angelo. Gli disse: manda a chiamare Pietro, che ti deve dire qualcosa che tu ancora non sai. Devi ricevere il messaggio della salvezza. Con chi lo dice l'angelo? Con Cornelio. Cornelio comincia ad essere ubbidiente. Manda 3 uomini per chiamare Pietro secondo l'indirizzo che gli aveva dato l'angelo. Grazie Signore. Ma lui che cosa fa? Lui comincia a invitare il suo parentato. Non sappiamo quanto parentato era, quando era grande il suo parentato. Lui credeva che doveva succedere qualcosa in casa sua. Quando Pietro arrivò, non trovò solo Cornelio. Cornelio aveva una fede tremenda. Cornelio incominciò a invitare in quei 3 giorni quante più persone poteva. Per dire: sentite, tra qualche poco di tempo viene una persona a casa mia che mi ha detto un angelo che mi deve dire qualcosa. Io desidero che ascolti anche tu, vieni a casa mia. La parola del Signore dice nel verso 44 del capitolo 10 che Pietro cominciò a parlare. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti. Su tutti, allora non è solo Cornelio, quelli che ascoltavano la parola. Egli aveva riempito la casa. Il Signore ha operato nella tua vita, sorella. Il Signore ha operato nella tua vita, fratello. Il Signore ha operato nella mia vita, sorella, fratello. Sì. Può il Signore operare così come ha operato nella mia vita? In un altro che io gli parlo del Signore e gli dico che il Signore vuole operare nella sua vita. A questo siamo chiamati. Egli potenzia prima di tutto la nostra testimonianza. Lo Spirito Santo non ci fa diventare predicatori. Rafforza, ci dà la forza di testimoniare prima che accadano le cose, perché il Signore l'ha fatto nella nostra vita. Che sapevamo noi del Signore quando il Signore ha operato dentro di noi? Il fratello che ti ha invitato o che ti ha parlato del Signore era un fratello che ha avuto fede che il Signore avrebbe operato nella tua vita. Tu sei andato, tu sei andata, tu hai partecipato e il Signore ha operato. Ora è il nostro turno dei credenti
che abbiamo ricevuto dal Signore. Perché il Signore lo deve fare con te e con altri, no? Noi che abbiamo ricevuto, abbiamo una testimonianza profonda nella nostra vita, che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma chiunque lo invoca, abbiamo intorno a noi tante persone che hanno bisogno di Dio. Chi gli deve dire che Dio vuole operare se non tu credente, io? Come fanno a saperlo? Dice nell'Epistola ai Romani, come fanno a saperlo se non c'è nessuno che glielo dice? Ti rendi conto che cosa succede? Come fanno a sapere se nessuno gli parla del Signore? C'è un errore sulla TV? Come fanno a sapere se tu non ne parli? Dio, il Signore ha dato a noi il mandato ora di comunicare che il Signore vuole operare e Dio lo fa. Leggiamo il verso 44, dice: mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano. Prima che fosse accaduto, Cornelio aveva testimoniato che qualcosa doveva accadere. Noi quando ci avviciniamo a una persona dobbiamo dire che prima che noi possiamo pensare, Dio è già presente per operare. Leggiamo nel verso 47 il risultato. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano non solo Cornelio era lo strumento in quella casa, ma c'era un parentato che era stato salvato ed erano pronti per essere battezzati, quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi. Tutto il parentato. Noi credenti che abbiamo l'unzione, dobbiamo anticipare gli eventi e Dio premia la nostra fede. Questo è un cammino di fede. Noi dobbiamo anticipare ciò che fa Dio. Abbiamo nel cuore la certezza che quando noi desideriamo che il Signore attiri delle anime a sé, possiamo testimoniare che Dio è pronto a operare. Ci crediamo? O Dio l'ha fatto a noi e non ha la possibilità di farlo a un altro? Perché noi gli abbiamo portato qualcosa di un regalo a Dio per aver ricevuto? Eravamo bravi? Eravamo stati già a qualche scuola particolare? No. Il Signore si è servito di qualcuno che ci ha parlato del Signore. Ora si vuole servire della tua testimonianza per portare le altre anime al Signore. Tu non ti devi trattenere, devi esercitare la fede, non devi diventare un predicatore, non devi diventare una predicatrice, devi essere un testimone fedele al Signore per dire a chi si trova nel bisogno il Signore, a chi si trova come eravamo noi, come eravamo noi? Io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e ti disse: vivi, tu che sei nel sangue. Ti ripetei: vivi, tu che sei nel sangue. Qual era la nostra condizione? Era veramente così. Come ne siamo venuti fuori? Il Signore stesso ci è venuto in aiuto. Che cosa dobbiamo dire noi?
Dobbiamo dire che le nostre condizioni erano miserabili, tristi, eravamo senza vita, senza Dio, senza speranza. Il Signore ha operato nella nostra vita. Vieni e vedi come il Signore opera. Questo è il nostro compito. Perciò Dio ha operato nella nostra vita, che noi dobbiamo esercitare la fede per dire a chi si dibatte nei mille problemi della vita, nelle mille difficoltà che non sa dove mettere il capo, noi sappiamo perché Cristo ha operato veramente nella nostra vita. Possiamo essere degli indicatori di direzione per dire vieni e vedi, vedrai che il Signore opera nella tua vita. Dobbiamo esagerare? No. Il Signore opera veramente e noi lo dobbiamo testimoniare. Che scuola avevano fatto nella casa di Cornelio? Sapevano della salvezza? Sapevano del battesimo nello Spirito Santo? No, ma Dio lo fece per onorare la fede di il nostro paesano, Cornelio. Cornelio aveva lavorato, nel senso, aveva invitato le persone. Venite, perché qualcosa deve accadere. E Dio operò. Noi non ci dobbiamo fermare. Dio ha fatto tanto nella tua vita. Io sento tante testimonianze di fratelli, di sorelle. Il Signore ha fatto questo, sono tanti anni. Noi dobbiamo convogliare le persone per dire guarda che il Signore può operare nella tua vita. Perché io non ho fatto niente di speciale. Egli ha operato nella mia vita e Lui vuole operare anche nella tua vita. Andiamo insieme al Signore e vedrai che il Signore opera. Vogliamo ringraziare il Signore per quello che il Signore ci ha detto questo giorno e vogliamo mantenere alta la testimonianza di ciò che Cristo ha fatto nella nostra vita. Egli ha fatto grandi cose. Noi non li dobbiamo esagerare, non dobbiamo oltrepassare i limiti della verità, ma la verità la dobbiamo sprigionare così come lo Spirito Santo ci fa comprendere, senza timore di niente e di nessuno, perché Dio vuole operare attraverso la tua testimonianza. Attraverso la testimonianza di 11 ne vennero fuori 120 e poi ne vennero fuori 3.000. Attraverso la testimonianza di Cornelio ne venne fuori tutto un parentato, ma non solo. Da quel momento si sparse l'opera di Dio fra i gentili ed è arrivata fino a noi. Questa è l'opera del Signore. Noi dobbiamo mantenere la nostra testimonianza veritiera, vera, di quello che fa il Signore, senza timore, con fede, trasferire ciò che Dio fa, le grandi opere che Dio compie, e quello basta, perché il Signore vuole continuare ad operare. Ringraziamo il Signore per la Sua parola. Signore, ti ringraziamo per la Tua parola. Noi vorremmo fare in un modo moderno. No, Signore, facci tornare al sistema biblico, così come leggiamo nella Tua parola, perché quello è quello che funziona. Grazie per il buon consiglio che ci hai dato. Fa che lo Spirito Santo si serva di ognuno di noi per testimoniare che tu vuoi salvare, guarire, battezzare nello Spirito Santo, operare in favore di quanti si accostano a te, perché tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e a te
diamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto in questo giorno e quei versi che ti hanno parlato, vai a rileggerli perché lo Spirito Santo ti vuole dare altra luce riguardo a quel passo che ha già parlato al tuo cuore. Dio opera la grande. Ezechiele 16,9, Efesini 5,26, Giovanni 15,3, Romani 10,17, Secondo Corinzi 1,21, Atti 1,8, Primo Giovanni 2,20, 2,27, Giovanni 16,13, Primo Giovanni 2,26, Ezechiele 16,6, Luca 10,34, Luca 15,5, Giovanni 10,11, Ezechiele 16,9, Ezechiele 16 da 9 a 14, Atti 1, 4 e 5, Atti 9, 1, 9 a 14, Atti 10, 44, Atti 10, 47. Bene, Dio ti benedica per essere stato insieme e buona giornata, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e ti voglio ricordare che domani ci sarà la staffetta di preghiera. Domani lunedì 1 agosto dalle 16 alle 22 ci saremo 24 pastori che pregheremo insieme, prega insieme con noi, seguici. Dovunque ti trovi, sì, abbiamo 6 ore di preghiera insieme. Gloria sia resa a Dio. Partecipa anche tu e continuiamo a pregare per il canale 245. Noi ci aspettiamo un miracolo, Signore, fai miracoli. Perciò ogni giorno preghiamo che lo Spirito Santo apra le porte per riessere tutti insieme, perché molti anziani stanno soffrendo per questo canale che stiamo aspettando. Preghiamo il Signore perché Lui sa rispondere. A Dio sia la gloria. Dio ti benedica. Grazie di essere stata insieme, di essere stato insieme. A domani, Dio piacendo. Pace e buona giornata.